Secondo voi questi li ho presi in pasticceria? Ma no, li ho fatti io e oggi vi faccio vedere come farli uguali identici, perfetti per le feste. Prendo 250 g di biscotti, i miei sono senza glutine e fatti in casa, e li metto nel frullatore. Chiudo e frullo il tutto. Perfetto, ci siamo, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi dovete frullare perfettamente i biscotti. Verso i biscotti frullati in una ciotola, li metto da parte e prendo 70 g di nocciole tostate e le metto nel frullatore. Chiudo e frullo. Quindi aggiungo anche le nocciole. Ora aggiungo 15 g di cacao amaro, della cannella. E mescolo bene il tutto. E ora aggiungo 120 g di latte di mandorle. Lo aggiungo gradualmente. A questo punto impastiamo a mano e come vedete questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi un composto morbido e abbastanza appiccicoso. Diana, la mia solita domanda, che ormai è una prassi, che cosa stiamo preparando? Oggi prepariamo una ricetta che sarà perfetta per il vostro menù di Natale. Ma dai. Vedrai. Quindi ora prelevo del composto e vado proprio a creare un cilindro. Quindi prima schiaccio l'impasto così lo compatto bene e poi lo modello con le mani. Possiamo anche usare il tavolo per dare una forma proprio perfetta al nostro cilindro. Eccolo qui pronto. Lo mettiamo sul piatto e creiamo anche gli altri. Ora li metto nel congelatore per 10 minuti. Ora prendo 200 g di cioccolato fondente e lo taglio grossolanamente. E ora mi sposto ai fornelli. Quindi sciolgo il cioccolato a bagnomaria. Il cioccolato è quasi sciolto e a questo punto aggiungo anche 2 cucchiai di olio di semi. Aggiungo l'olio di semi in questo caso per diluire leggermente il cioccolato in modo che quando poi rassoda non diventa durissimo ma rimane bello morbido come una ganache. Quindi è pronto, spengo e ci spostiamo di là. E ora indovinate un po' cosa facciamo? Tuffiamo queste meraviglie direttamente nel cioccolato. Ci aiutiamo con due forchette per non sporcarci. Esatto, poi preleviamo e mettiamo il nostro dolcetto su una gratella. E ora dobbiamo far rassodare il cioccolato, quindi li mettiamo in frigo. I nostri dolcetti sono pronti, ma prima di andare a vederli lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche così non vi perderete nessuna notizia o ricetta che pubblichiamo. 3, 2, 1. Due, uno. Ecco qua i nostri dolcetti, il cioccolato rassodato, ma adesso Diana non è finita qui, vero? Guarda qui, adesso andiamo a decorarli. Così sì che sembra proprio che sono usciti da una pasticceria, vero Diana? Mettiamo anche della granella di mandorle tostate sopra e decoriamo così anche gli altri. Mettiamo la granella anche sugli altri. Diana, però mi devi dire la verità. Secondo me, tu in un'altra vita sei stata una pasticcera. Non lo so, secondo me no. Voi cosa dite, ragazzi? Fateci sapere. Secondo me sono perfetti, sembrano appena usciti dalla pasticceria. E fra poco andremo ad assaggiarli e vi diremo se anche il sapore è buono. Ora prendiamo dei pirottini di carta e mettiamo i dolcetti all'interno. Guarda che carini. Così Ecco. sembrano veramente usciti dalla pasticceria. Esatto. Li mettiamo su un piatto oppure su un vassoio. Che brava che sei, Diana. È una manualità incredibile. Grazie, ci provo. Sono impaziente, Diana. Li assaggiamo. Chi lo dici? Direi proprio di sì. Quindi prendiamone uno e andiamo ad aprirlo. Ma chissà che buoni che sono, Diana. Come sono? Mamma mia, wow, sono scioccata. Sembrano uscite dalla pasticceria. Pasticceria Diana Alessio, Diana.
Sono scioccata, sono troppo buoni.